Alla scuola sociale abbiamo incontrato poi lo scrittore melegnanese Luca Cremonesi, in attesa di presentare il suo ultimo romanzo, Il mio nome è Pio IV. Dopo Reo Confesso e L'innocenza del diavolo, due gialli, arriva il primo romanzo storico dedicato a un papa che insomma, ha segnato il suo nome con la città di Melegnano. Sì, ho proprio voluto anche cambiare genere e come scrittura, proprio perché volevo dare una organicità alla vita di Pio IV, perché a Melegnano tutti lo conoscono, però lo conoscono un po' a sprazzi, e invece in questo modo ho voluto proprio dare un tono completo all'intera sua vita. Lei si divide tra la professione di avvocato e quella di scrittore, insomma le due attività si possono in qualche modo intrecciare? Beh, con la volontà si riesce a fare tutto, poi sul lato pratico le sfaccettature sono molto, molto difficili da coltivare, però non avendo dei termini di scadenza nel concludere un romanzo lo inizio e poi quando lo finisco. Nella fattispecie Il mio nome è Pio IV ha richiesto mi pare 2 anni di lavoro. Sì, perché c'è stato il lavoro di ricerca, il lavoro di scrittura e poi dopo tutto ruota anche al tempo libero che mi concede la professione.